Dai, Gary. Non ce la faccio io. Manca poco. Su. Quanto poco? Poco. Ancora? Fa anche male la gamba, c'ho una fame. Dai, sì, siamo qua. Fame. È pericoloso andare in giro così. Oh. Prendi questa. Ok. Non vuole proprio niente, proprio nulla? Uno stuzzicadente, grazie. Va bene. Tu taglielo. Sei uno stronzo, prendi. Ok. Grazie. Arrivederci, tante cose belle. Salve a tutti, oggi siamo qui sul video meno atteso e meno copiato di YouTube Italia, ovvero noi che mangiamo la razione K. Ah, non era se ridi, perdi, balli, canti, challenge? No, ti ho costretto a fare un'altra roba. Ah, ok, ciao! Come sapete, anzi come non sapere perché cazzo lo sto spiegando, vabbè, dobbiamo arrivare a 10 minuti di video. La razione K è appunto una razione K. Giornaliera per i militari che non sono in base. Sono fuori della norma, non sono in base, cos'è? Che sono in battaglia. Ma vabbè, quello che ho detto. Territorio nemico, serve appunto per questi poveri militari, okay. Sì. A magnato, no, poi muoiono. E il modulo G, non mi sembra che qualcun altro l'abbia fatto, il modulo G. Non l'ha portato neanche, perché, precisiamo, questo è la razione K dell'esercito italiano. Ma hanno portato anche altri. Ma noi abbiamo la razione K, modulo G, bollino blu, consorzio padano. Dei bollini. Italiano. Servirebbe la forbice. Non ce l'ho. Dio santo, dammi le chiavi, Gary. Fra l'altro ho preso un botto di botte, perché per fare le scene di prima che avete visto, non avete idea del casino. Perché lui noi le lanciamo, giustamente, non è che le compagnie lanciamo. Sì, le buttiamo i soldi in questo botto. Cos'è che da questo lato si è sguarciato? Ah, sguarciato. Sguarciato, nuovo termine della lingua latina, sguarciato, derivante dallo sguarcire, che sta a dire l'atto di spacchettare un pacco in modo colto. È bagnata? È bagnata. Abbiamo spaccato tutto? No. Allora no. Abbiamo roba. Sono spazzolini. Zucchero, proprio c'è scritto zucchero. È la confezione di zucchero più triste di sto mondo. Caffè! E poi abbiamo delle. Ah, la mucchina, ok. E sono quelle per disinfettare l'acqua. Mani. E sono biscotti dolci. E la diavolina. Ah, la diavolina per. Sì, perché dopo scopriamo. Ah, per la diavolina! Sì. Oh, latte. Ah, quello concentrato. Ci serve l'acqua. Poi abbiamo tanti, un casino di caramelle. Madonna. Cos'è? Gelatina di frutta, gusto pesca. Questi sono i fiammiferi. Questo è il mini barrette di cioccolato. Buono. Il sale, gusto arancia. Sono durissime. Sì, ma sono quelle tipo della nonna, di mia nonna. Stai qua mia nonna. Prendi dalla reazione. Nonna, cosa mi nascondi? Un, due, tre. Buono. Caramelle. Oh, mai. Ma pure l'immondizia abbiamo. Vabbè, sì, siamo vabbè. Ecologici. Vabbè, noi pesca. Italiani siamo fatti bene. Noi stiamo pranzando alle 2:50. Sto pranzando ora. Con le caramelle. Tecnicamente stiamo facendo colazione. Però vabbè. Sta schifo questo. Allora, dobbiamo accendere il fuoco. Questa è la diavolina, giusto? Sì. Ma facciamo il caffè freddo, perché scaldare tutto quel pentolone per un po' di caffè. No, ma metti poca acqua. Ho capito, ma mi pare eccessivo comunque. Facciamo caffè freddo. Tanto. Freddo. Sì, non andare sopra, perché qua se si stacca tutto dopo è un casino, meglio di no. Allora. Intanto io direi di mangiare il latte. Bere il latte. No, guarda che questo qua è quello così. Non l'hai mai mangiato? No, sai com'è? No. È buonissimo. Ok, allora vediamo. Allora. Così. Cos'era quel suono? Non è sperma. Ah, guarda che non è liquido. C'è un cucchiaio, vai. Sì, ce l'abbiamo il cucchiaio. Ok, metta sul cucchiaio. Oh, quanto latte? Madonna, sembra più latte e miele più che altro. Sembra latte del 41. Vediamo. E io ho mangiato quello della Nesquik ed era buono. Pronto? Non è proprio latte. È più cattivo di quello della Nesquik, però è buono. Cioè, non è ma... Cioè, oddio, se fossi in guerra non mi lamenterei. Fa cagare al cazzo, Perché sta tipo di latte... Sì, un altro po'. Ha un gusto strano, perché sta tipo di caramello, non è proprio latte. Sta venendo freddo qua. Ah, ma ce l'abbiamo le posate. Sì, abbiamo anche le posate. Guarda che noi italiani siamo messi proprio... Poi direi che le compresse disinfettanti non ci interessano. Sì, no. Ok, il caffè è pseudo pronto. Sarebbe da bere caldo, però. Sì, non abbiamo tutto sto tempo, anche perché sta venendo giù il diluvio universale. Venga qua. Ha un buon odore, eh?
sa di caffè tipo quello d'orzo solubile. Esatto, esatto. Il caffè... dire la stessa cosa. Caffè d'orzo fa cagare. Provo col latte, vediamo se fa cagare ancora di più. Porca troia. No! Ma che schifo! Ma che cazzo abbiamo messo le salviette? Le salviette sono lì. Lì dove? Lì. Salviette. Ma lì! Quelle di carta. Ah, non lo so. A parte che chi è cazzo è che si beve tutto quel pacchetto di latte? Sono salviette di plastica. Non è massimo, però è più buono. Ma io uso il cucchiaio dell'esercito, guarda che bravo. Non è mangiabile, bisogna dire che uno che è fuori ha piacere a bere sta roba. Facciamo prima il cacao. A me il cioccolato fondente fa schifo, però assaggio. Non è amaro, ah, non è fondente, non è amaro, però non è male. Però si sente che è vecchio. Apriamo il biscotto. È tutto spappolato, vabbè. Più o meno. Sai niente. Sa più di pane che di biscotto. Biscotto dolce, non sa di un granché. È presente le schiacciatine. Ecco, ma non gustose. Non sa di niente principalmente. Allora adesso andiamo con, penso, il pranzo. Che anche questo è bagnato, stonfo. Ma che cazzo si è aperto? Ah, ecco. Wurstel. Ecco cosa si è aperto. No, non è aperto, eh. Si è aperto una lattina da qualche parte. No. Tortellini. Wurstel. Macedonia. Ci no! Trattiamo... Cos'è? Biscotto cracker ancora, basta. Eh beh, scusami. Ah, l'energy drink, ok, che lo mettono... Multivitaminico. Altro zucchero, perché qualcuno dovrebbe mettere... E altro caffè! Altro caffè. Non abbiamo bevuto con lo zucchero il caffè prima. Sì, non è buono il profumo, eh. Allora, tortellini, sono tortellini in scatola. Ha un buon gusto. Oh, dai, io lo assaggio, eh. Sugo Spar, quello che si vede in pubblicità, uguale. Uno Star, intendi? Star, sì. Ok, assaggiamo. Ah, vorrei precisare, proprio noi non l'abbiamo mangiato. Questo è il nostro proprio pranzo, quindi stiamo facendo proprio stile militare noi. Allora, il sugo era buono, ma la consistenza dei tortellini fa schifo. Beh, vorrei... Da quanto tempo è che sono lì a mollo? 2 anni. Vorrei dire che non è male, eh. Per essere un pranzo da guerra non è male. Però si sente il fatto che è lì in ammollo da 1-2 anni. Comunque si sente che è pappetta, tipo. Perché la forma del tortellino è quella. Però sembra che sia stato stracotto. Sono dei cazzilli. Ma letteralmente cazzilli. Fa schifo. È la consistenza il problema. No, anche il sapore. Sì, non è il classico. Queste qua sono quelli tipo sott'acqua, sotto ammollo. Sì, ma per 6 anni. Devi fare un esperimento. Cracker non li mangiamo perché sapranno di cracker. Non è immangiabile, ok? Lascia desiderare. Ah, passiamo alla frutta adesso qua. Proviamo la Macedonia. A me la Macedonia fa cagare. Aspetta un attimo. No, sono le, sono le foglie che si muovono. No. No. No, Andrea. Non è male, eh. Allora, a parte che sta cominciando a piovere. No, sta piovendo. È una normalissima Macedonia in scatola. Mangiamo il multivitaminico. Non sa di niente. Non sa di niente. Ok, dopo un momento di panico generale, perché stava venendo giù la pioggia, ma adesso facciamo veloci. Esatto. E si è aperta qua qualcosa. Se, penso almeno sia che sia la cena che sia aperta, perché non c'è altro che sia aperta. Eccola qua. No. Cosa si è aperta là? Penso La salsa di riso? Insalata di riso. Ah, qua abbiamo un biscotto cracker di nuovo. Un buonissimo profumo. E questo è un... Power Sport. Ah, quelli sono buoni. Pastiglie. Pastiglie. Eh sì, sono da sciogliere. Vado? Sì. No! Ma dai, proprio giusto. Non si scioglie? Penso sia una caramella, sai? Dici? No, sul serio. È una caramella. Sì? Vabbè, allora la mangio anch'io. No. È una caramella o cosa? È una caramella, ma alquanto cagare. Cioè, di dentifricio. Ancora caffè, no? È caffè, madonna, una schiacciatina di scarsa qualità. Schiacciatina molto vecchia. Troppo vecchia. È andata di assaggiare quello schifo, però. Anch'io voglio assaggiarla. Non mi ispira il profumo. Vieni sentire. È andato. Sì, è andato perché è stato aperto. Questo non possiamo assaggiarlo perché è proprio marcio. Bisognerebbe assaggiare la carne in gelatina. Allora, a me fa schifo la carne in gelatina, bisogna dirlo, A me no. Io sono abituato a carne in gelatina dell'Erospi, quindi ti dico se è peggio o meglio. È buona. Fa assaggiare. Ma scusa, c'hai la tua porchetta. No, ma la tua è più bella. No, ok. Sa più di carne rispetto a quella dell'Erospi. Non mi piace, perché è carne in scatola. Però non è cattivo. C'è di cioccolato. Forte. Sono le tipiche bavette proteiche. Si sente una puntina di alcol. È vero. Proprio una puntina alla fine. E quindi ragazzi, questa era la razione K. Sono veramente soddisfatto.
A parte l'episodio arancido è tutto andato piuttosto bene, direi. Sì, sì. Noi dobbiamo scappare perché sta tornando il temporale, quindi noi insomma ci sistemiamo. C'è il sole. Speriamo che insomma questo video doppio montato un po' da lui, un po' da me, vi sia piaciuto anche questo esperimento. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre che se ci sarà. E sempre se sarà di questo tipo, perché sapete che io sono un tipo un po' strano che cambia idea continuamente. Quindi ciao!